Radio 21 Aprile Web by Quid Melius Roma. Cari amiche e cari amici di Radio 21 Aprile Web, siamo in via Gallia al 70, al bar Sacco, ma non per bere, anche se abbiamo bevuto un buonissimo spritz e preso l'aperitivo, ma per incontrare Giovanni e Andrea, che stanno per iniziare uno spettacolo al Teatro Trastevere, che si terrà l'11 e il 12 di questo mese. Credo che sia il primo dopo il lockdown, quindi adesso ce lo facciamo raccontare e mi raccomando, dai e prenotate. Buonasera, io sono Andrea Frattali della compagnia Improv, sono scrittore, drammaturgo e faccio idee e poi le trasformo in parole. Questo è principalmente il mio compito all'interno della compagnia. Invece Giovanni. Ciao, sono Giovanni, noi ci siamo già conosciuti qualche tempo fa, abbiamo fatto una chiacchierata insieme a Giovanna e sono il presidente dell'associazione Compagnia Improv APS, che si è formata per riunire dei talenti come buon Andrea e fare la cosa più bella che c'è al mondo, ovvero arte. In questo periodo dell'anno stiamo lavorando a uno spettacolo teatrale che è un'opera prima di Andrea, appunto, e non vediamo l'ora di farla conoscere anche a voi, ovviamente, se magari venite a vederla siamo molto contenti, ma anche se non venite ci sarà la prossima occasione, dato che il buon Andrea qui ha già pianificato tutta la prossima stagione, almeno 20-25 eventi al prossimo. E niente, spero che rimaniate questi pochi minuti con noi a sentirci e a godere di questa nostra bellezza che vogliamo condividere con voi. È l'autore che ci racconta qualcosa di che cosa parla questo spettacolo? Dunque, di cosa parla? Questo spettacolo è una storia che parla di identità, però ne parla in una maniera molto comica. A noi piace ridere, piace far ridere, come strumento per aprire i pori del cervello, e sicuramente la risata ci fa bene, ma ci fa anche riflettere senza pesantezza. Quindi l'intento è proprio questo, cioè questa commedia è una commedia leggera, fuori dagli schemi, un po' folle se vogliamo dirla tutta, però l'obiettivo poi è fare i conti con noi stessi e prenderci delle responsabilità verso noi stessi e verso le persone che amiamo. Questo è un po' il senso della storia. La trama è abbastanza semplice, c'è una ragazza che crede di essere una principessa dell'Ottocento e per questa viene mandata in una clinica di recupero di salute mentale. E qui c'è un dottore che la curerà e cercherà di sperimentare una cura innovativa per tirarla fuori da questa sua realtà fittizia che si è creata, ma non sarà facile. E poi soprattutto direi che il motivo per cui uno deve essere libero e una delle cose più belle del mondo è proprio essere lasciato totalmente. Se ti credono pazzo, non è la cosa più bella del mondo, cioè fai quello che ti pare, fai quello che vuoi, non hai preoccupazioni, tutti stanno appresso a te, e dunque un attimo di follia farebbe bene a tutti, una follia sana per arrivare finalmente al vero centro della vita, ovvero il rapporto delle persone. Quanti siete in questa compagnia? Oddio, in totale quanti io siamo? Vado a consultare. Dovremmo consultare l'elenco, ma siamo all'incirca, credo. Siamo intorno alle 15 persone, però intanto aspettiamo che arriva l'elenco ufficiale. La cosa ufficiale, esatto. Esattamente 16, quindi 16 personaggi. Allora, in totale nella compagnia siamo 16 elementi. Per questa storia andranno in scena 6 attori, oltre ovviamente al fantastico regista Giovanni Salvatori, al tecnico luci e audio che sarà Andrea Vannini, e con la partecipazione di Valeria Pianne per i costumi. Musiche, abbiamo anche degli elementi diciamo esterni della compagnia, consulenti della compagnia che ci hanno accompagnato in questo viaggio, che sono Marco Lita, Agostino Rita e Andrea Riccotti. Bravo, ti sei ricordato tutti. Sono formidabile. Che ci hanno fatto una colonna sonora pazzesca, personalizzata musiche proprio originali. Per questa. Sì, completamente originale, personalizzate per questa storia, e un lavoro veramente incredibile.
Ma, quindi Giovanni, regia, non reciti? Allora, in questa occasione no. Ma io penso che sia bello molto, è il motivo per cui è nata la compagnia, dare occasione a tutti di fare cose esperienze nuove. E dunque io mi sperimento, questa è già la mia seconda volta alla regia, la prima su uno spettacolo di testo, e c'è chi, per esempio come Valeria, che ha citato Andrea, si sperimenta nei costumi, e lo stesso Andrea, che per tutta la sua grandissima esperienza dal punto di vista della scrittura, però si è sperimentato per la prima volta per un'opera non commissionata, dunque un'opera che lui ha scritto per portare in scena direttamente, come poi ha fatto, e dunque tutta una sperimentazione. Ma cos'è la vita senza sperimentazione, senza poter provare se una cosa è alla tua portata oppure no, semplicemente. E questo è il vero scopo di questa compagnia, ovvero dare la possibilità a tutti di poter sperimentarsi in ruoli diversi che di solito magari non avrebbero provato nel teatro. Io per esempio in questo progetto ovviamente sono produttore, regista e anche badante di Andrea Frattali, tra le altre cose, che è la cosa più importante di tutto. Cioè tenere a bada Andrea Frattali, guardate che è veramente difficile. Vabbè, seguitelo, chiocciola il trasformatore su Instagram, il trasformatore, scusami, su Instagram, non l'ho pronunciato bene, mi scusi dottore, perché mi mette ansia già solo è un casino, ti sto osservando, esatto, mi sento osservato, e vedrete la bravura ma la follia soprattutto, anche perché poi chi conosce Andrea scrittore, Andrea scrive horror, dunque vederlo a teatro con una commedia comica, cioè non ci, cioè, tu lo guardi in faccia e diresti ma questo può far ridere le persone? No, mai nella vita. Invece sì, perché chi soffre in qualche modo, e Andrea possiamo dire come tutti gli scrittori un po' di autoterapia la fa quando scrive, chi soffre, l'unico che soffre può far ridere per davvero, non a caso i grandi attori comici sono anche i grandissimi attori drammatici, e non è un caso. Sì, infatti una cosa che mi piacerebbe chiederti, anche se è lungo per parlarne con calma, ma il rapporto tra comico e horror poi tutto sommato è piuttosto, in fondo sono due sorprese, i risultati di qualcosa inaspettato sia l'uno sia l'altro. Sì, dunque la diatriba tra horror e comico sicuramente dipende dal fine della scrittura. Mi piace da sempre scrivere di horror perché le persone nelle situazioni più disperate, grottesche, vengono fuori per quello che sono veramente, quindi il fine principale della mia scrittura horror è lo smascherare le persone attraverso i personaggi. Con la commedia do più adito a quella che è la mia vena comica personale. Io, diciamo, personalmente sono sempre stato un giullare, poi che faccia ridere o meno esatto, mi rimetto al giudizio del pubblico, però ho sempre avuto un atteggiamento giullaresco. Però anche nell'essere giullaresco il tema alla fine è sempre venire a capo della verità, quindi capire, smascherare le persone, prenderle in giro e prendersi in giro senza far rendere conto alle persone che effettivamente si sta usando l'ironia o il sarcasmo, dipende poi dalla gravità della situazione di cui si sta parlando. Quindi anche nella commedia comunque c'è sempre un po' di anomalia. L'importante è metterci un'anomalia, che può essere appunto una situazione surreale, di tipo horror, di tipo violento, o anche di tipo comico e di tipo leggero. Seppur questa commedia affronta un tema come quello anche del fatto di essere matti, di non rendersi conto della realtà, e ho cercato di trattarlo in maniera piuttosto delicata, perché comunque è un tema serio, è un tema profondo, in cui persone anche del pubblico possono essere coinvolte, e quindi abbiamo cercato una vena comica che sia anche abbastanza delicata ma divertente, spassosa, per parlare di questa cosa, e spero che il risultato poi sia effettivamente quello che ci aspettiamo. Prima di concludere, una cosa che tengo a chiedere all'autore e all'attore regista, tutto quello che... tuttologo, quanto è importante il teatro per riprenderci dal casino in cui siamo finiti? Io rimango della mia solita idea: il teatro è connessione, il teatro è urgenza di raccontare,
E dunque, se l'uomo smette di essere in connessione con l'altro e smette di avere un motivo importante di dire le cose, di avere l'urgenza di dire le cose, non è più un uomo. Punto. Non ho nient'altro da aggiungere. Ricordiamolo che l'uomo moderno l'ha inventato Shakespeare, perché ricordiamocelo. La società di oggi sta cercando di convincerci, per un modello socio-economico che stiamo seguendo in questi, soprattutto nel nostro paese, che l'arte alla fine sia un vezzo, sia superflua, sia una sorta di intrattenimento che sì, se c'è può essere un valore aggiunto, ma se non c'è non è così grave. Non è così. L'arte è un bisogno primario, perché l'arte in tutte le sue forme, soprattutto quella teatrale, racconta una storia. E raccontare le storie è ciò che ci rende vivi e ciò che dà veramente la nostra identità. Perché se noi vivessimo tutti separati, senza raccontarci delle storie, ci saremmo estinti centinaia e migliaia di anni fa. Quindi è questo quello che ci rende persone. Quindi il teatro, che vi piaccia o no, è un bisogno, solo che non ce ne rendiamo conto. E il nostro compito è semplicemente raccontare storie e far capire alle persone che effettivamente il teatro è un bisogno primario, mentale, spirituale e emotivo. Se, se stiamo qui dopo 3000 anni a rimettere in scena i capolavori classici del teatro greco, o anche se vogliamo pensare in minima parte, dopo 500 anni siamo qui a mettere in scena gli spettacoli di Shakespeare, un motivo c'è. Cioè, non è che c'è l'opera perfetta, ovvero è stato fatto bene così, è bello così, basta, non si può fare più. No, la bellezza di quest'arte è che ha una vita infinita, e c'è chi, qualunque attore, qualunque regista, ha ripreso in mano questi classici, ha raccontato questa storia attraverso la propria esperienza, che se ci pensiamo bene è quello che si faceva con la tradizione orale. Se pensiamo agli indiani, tutta la storia, non c'avevo niente di scritto, era solo tradizione orale, da padre in figlio, e penso che sia logico che poi ognuno abbia messo l'accento o il colore su un particolare attimo di quella storia. L'importante è che noi raccontiamo storie attuali, i giornalisti raccontano storie, gli autori che scrivono libri raccontano storie, chi fa serie televisive, chi fa film, chiunque vuole raccontare una storia, e tutti siamo alla ricerca di belle storie, e questa è la verità. Noi vogliamo arrivare a casa e sentire una bella storia, vogliamo uscire di casa, andare a teatro e sentire una bella storia. Questa è la cosa importante, sentire e raccontare storie. D'altro canto, noi esseri umani non abbiamo altro modo per difenderci che parlare, no? Quindi non abbiamo né zoccoli né zanne. Allora, l'ultima domanda, questa bella storia è l'11 e il 12 di giugno al Teatro Trastevere. Sì. Orario, allora, venerdì 11 alle ore 21 e sabato 12 alle ore 19. E si spera che poi verrà ripetuto, perché io non ci sono. Assolutamente sì, l'intento è quello. Abbiamo fatto investimenti anche sulla struttura, sulla scenografia, sulle musiche, proprio perché non vogliamo che sia un one shot, abbiamo visto una volta. E secondo me il problema grosso di tanti spettacoli off è che magari si fanno per fare una rappresentazione a volta e non vengono più ripresi, e invece noi contiamo di portare questo spettacolo in giro per tutta la prossima stagione, la fine del 2021 ovviamente, perché se Dio vorrà, Franceschini vorrà, nominiamolo, perché sennò dopo vi stiamo parlando sopra, non lo nominiamo mai, sembra che non ci abbiamo paura di dire Franceschini. Franceschini, abbiamo detto, anche più di 3 volte, speriamo che non appaia come l'uomo nero. Detto questo, abbiamo voglia ovviamente di portarlo in scena se ci saranno le possibilità, come c'è. Crediamo tutti che ormai la situazione volge, seppur con molta difficoltà, al meglio, di portare questo spettacolo molto in giro. Abbiamo tanta voglia di farlo vedere e siamo veramente soddisfatti del lavoro fatto con gli attori, che poi ce li dimentichiamo, abbiamo nominato tutti tranne gli attori, con Marco Allegretti, Simone Congedo, Riccardo Vona,
Paola Campagna, la nostra principessa, Maria Caterina Catroppa e Chiara Cappelli, che è soprattutto una grandissima persona, una grandissima artista. Anche lei ha un suo spettacolo multimediale che nasce dai libri di un, apro una piccola parentesi, di un grandissimo poeta russo che è Majakovskij, e hanno fatto uno spettacolo che è un libro, è un disco, e anche loro non vedo riportarlo in scena perché ahimè pure loro sono stati colti dal Covid, ma hanno raccontato questa storia con media diversi nel frattempo, e anche noi anche ci stiamo preparando per un lavoro anche con Andrea sul suo primo libro, che è una raccolta di racconti, per farlo vivere in maniera diversa e farlo apprezzare anche a persone che magari non vanno tutti i giorni a comprare un libro, però noi vogliamo raccontare le storie di Andrea e fargli arrivare in un'altra maniera. Un'altra cosa che non avete detto, il titolo. L'opera di Andrea Frattali è La principessa in clinica. E quindi, con tutto ciò, come fate a non andare? Andateci in tanti, così poi loro lo rifanno e io lo posso andare a vedere. Certo. Grazie. Fatelo per Giovanna, quantomeno. Grazie, Ciao, grazie. Grazie, Giovanni. Grazie.